una concentrazione piccola naturalmente, di 5 persone, accompagnata da un gruppo di volontari del paese. Il Comune ha messo a disposizione la sala della biblioteca per fare questo corso di italiano e sinceramente nulla di più fino ad oggi. Abbiamo anche, gestendo la cosa e non subendola, credo che nelle prossime settimane, non ricorso di questo, quello successivo, ecco, e questi ragazzi cominceranno a svolgere dei tirocini informativi, dei lavori socialmente utili per conto del Comune, perché seguiti e accompagnati hanno potuto fare le domande di asilo in tempi ragionevoli, no? E quando uno ha fatto la domanda di asilo, può iniziare a fare le attività, formativo pratico. Dopodiché, ripeto, io la voglio dire molto, ognuno di noi ha le proprie opinioni su qual è la causa scatenante del fatto che tutta questa gente arrivi. Io personalmente sono dell'idea che andare a bombardare sia uno di quegli elementi che convince ad andarsene, però voglio dire, non sono un esperto di politica internazionale e non so, ecco, voglio dire, sicuramente questa è una delle cose anche ad altre cause. E ad altri problemi. Non so a quanti di questi verrà poi effettivamente riconosciuto lo status di rifugiato, perché anche lì siamo magari tentati di ragionare in termini molto ampi e di dire così una cosa che ho sentito ai galesi. Non si riconosce lo stato di rifugiato perché in Ghana non c'è la guerra, no. Però la situazione personale, individuale della persona potrebbe essere tale per cui anche se in questo momento in Ghana non c'è un conflitto riconosciuto, però uno potrebbe comunque rischiare la vita in quel paese per una serie di preciso perché è un dato molto importante. C'è un po' più che no. La protezione internazionale è individuale, cioè la singola persona richiede sulla base della propria nazione, della propria vita esistenza, la protezione, che può essere in tre livelli, un livello di asilo politico, un livello di protezione sussidiaria e un livello nazionale di protezione umanitaria. Ognuno di questi livelli si confronta con un altro o deve confrontarsi con una approfondita lettura della storia del singolo. Il singolo deve avere il modo anche di raccontare la sua storia. Le persone di questo mondo sono molti campioni, gli analfabeti molti campioni, ce ne sono tanti, che parlano soltanto una donna. Come cavolo fanno a raccontare la propria storia in Bambara senza poterla mai scrivere? E arriveranno davanti alla commissione sperando che ci sia un interprete che parla bene il Bambara. Ce ne sono pochissimi in Italia. Quindi arriveranno lì e forse saranno interrogati, non avranno documenti, neanche parlo di loro. Saranno interrogati sulla base di quello che riescono a capire in quel momento lì e la commissione dovrà decidere sulla base di un'assenza di elementi. Queste persone, per esempio, io lavoro sul minore del Mali, siamo riusciti comunque con un traduttore bambara a parlare della sua storia. Beh, questo ragazzino di 17 anni è venduto in questo momento a un padrone che lo ha mandato in Libia a lavorare, i soldi gli vengono consegnati tutti al padrone, e non può ritornare a casa perché deve portare i soldi, se no si rifaranno sulla sua famiglia. Questa storia è reale, non è inventata, perché ha dato degli elementi molto concreti e molto chiari, non volendola raccontare, abbiamo capito che alla fine era vera. Risultato, questa persona non ha nessuno che gli sta scrivendo la sua storia. Quindi, volà un interlocutore bambara, come siamo riusciti a vederlo noi, e non sarà facile. Oppure questo qua, se vedono male, dicono, beh, non sono loro. Rimpacchettiamo, dove lo mandiamo? Lo mandiamo a lavorare in una miniera di qualche paese vicino
perché il suo padrone, non c'è niente, il suo padrone lo sta aspettando perché deve fruttargli i soldi, una cessione individuale che loro soffrono. Posso dire un secondo per far capire? Lui aveva raccolto una denuncia da parte di un gruppo di prof che sono andati che erano convinti di essere stati venduti al titolare dell'albergo. Perché vedevano che il titolare dell'albergo poteva disporre di loro, poteva impedirgli fare cose, e quindi abbiamo proposto una supplica di chiedere di essere comperati da questo signore, che loro avevano identificato come il loro padrone. Il patron. Questo era un patron. Mi è dovuto spiegare agli assessori del comune in questione che non esiste questo concetto nella nostra legislazione, che anche se sono profughi non possono essere venduti a un papillato italiano. E ci è voluto un po' per riuscire a convincere di questa cosa. E non so se li abbiamo convinti. Perché mi diceva, ma scusami se voi mi dite, noi vi chiediamo di trasferirci da un'altra parte. Perché qua c'è il freddo, sono stanchi. Voi non lo fate. Dite che siete autorità, non lo fate. Il patron ha detto che lui doveva andare da un'altra parte e quel signore lì è sparito. Lui può farlo. Voi, sindaci, autorità, enti di protezione, non potete farlo. Ergo, noi siamo stati ceduti a voi. Quindi vedete come è articolato poi entrare in certi modi di pensare, in certi modi di ragionare. Scusami, Alex, no, ma è importante per dire un po' questi avvisi culturali. Quindi il suo dono è un po' grande di tempo. Ognuno conserva le proprie opinioni, la propria formazione. Io dico molto semplicemente è molto prodotto, indipendentemente da quali sono le cause che hanno generato questo peso. Indipendentemente da quale sarà poi il destino di queste persone, se saranno riconosciuti o no, oggi sono qui e noi, se siamo civili, ce ne facciamo carico. Non credo che ci sia possibilità di continuare ad ignorare il problema. Io sono stato per la prima volta a Monte Campione sabato mattina e sono rimasto scioccato. Perché una convivenza forzata di oltre un centinaio di persone, di non so quante etnie diverse, nazionalità, lingue, religioni diverse, che si sta già per forza ogni singolo clan strutturando con uno che fa il capo, uno che non fa il capo, eccetera, eccetera. È una situazione che esploderà, non serve mica la sfera di cristallo, perché succederà qualche casino grosso. No. E dopodiché forse, forse magari quello che si aspetta, perché così potremmo dire, hai visto, cioè noi abbiamo dato il residence più bello, il posto più esclusivo, e questi qua fanno i cretini, no? Non vorrei che ci si aspetti che succeda qualche cosa per poter poi dire, non è vero. La mia opinione è questa, queste persone sono qui, noi abbiamo il dovere di gestire la loro permanenza, sarà breve, sarà lunga, in una maniera dignitosa e umana. Questo è un dovere al quale non possiamo sottrarci. Non è complicatissimo, abbiamo visto che la cosa si può fare, si tratta semplicemente di destinare i soldi che oggi finiscono all'albergatore a qualcun altro, se non direttamente al comune, comunque una rete di volontariato o il centro SPAR che è quello titolato per fare questa cosa qui, quindi dirottare i soldi e spenderli anche meglio, sono soldi pubblici sul quale ci può essere il 100% di controllo, cioè la gestione comunque deve essere chiara. Noi se volessimo, questo ci dobbiamo specificare, se noi come SPAR domani decidiamo da 10 persone, poi nelle 20, 50, 60, facciamo un colpo di telefono perfetto, domani noi abbiamo il carico 50, 60, 80 persone. Abbiamo una convenzione aperta nel primo effetto. Possiamo imporre, senza che il comune neanche sappia, abbiamo fatto un appartamento a Austin,
piace quando mi impattano i rifugiati, gestisco come voglio io quei soldi. Il problema è risolto. E proprio per uscire da questa logica, che è la stessa logica del profitto, che noi abbiamo detto, facciamo lavorare, poi noi tutto supporto, possiamo tutta struttura, possiamo dare. Però deve essere un progetto condiviso, questo è molto importante, questo punto. Questa è una cosa che è percepita come tale. Poi concretamente l'organizzazione l'abbiamo dimostrato che si fa. Se poi c'è nel paese un'associazione, una cooperativa, chi vuole cimentarsi personalmente nell'accoglienza, e anche meglio, si fa il contratto economico con questa associazione. E poi magari aiutiamo comunque la gestione specialisti, quelli che difficilmente si trovano in giro. Questa è una proposta che stiamo facendo anche per i comuni. Alcuni comuni ci sono delle cooperative sociali che sono già strutturate per l'accoglienza e fanno una buona accoglienza. Un'ultima cosa, ti chiedo di parlare dei termini Allora, oggi scadeva la messa a disposizione, i comuni davano alla comunità montana l'ok per ricevere sul proprio territorio 2, 4, 6 persone. Con questo numero di persone le autorità locali, rappresentative, quindi l'assemblea dei sindaci e la comunità montana, con questa lettera e con un'altra indirizzata al soggetto attuatore, chiedono un incontro entro i primi del mese dove si andrà a dire: la Valle Camonica arriva a gestire questo numero di persone secondo gli standard della comunità internazionale, gli standard esperti. Adesso iniziamo a smontare questi centri, accogliendo, ma non sostituendo, queste persone con altri, perché in altri territori si deve sviluppare, nel bene o nel male, questa accoglienza. Ricordiamoci che la prefettura avrebbe anche l'opzione, che non gioca, di requisire i locali, le stanze degli alberghi, eccetera, perché il contesto è quello emergenziale. Se la prefettura vuole, chi requisisce i posti? Se non trova altro, non può fare altro che requisirli. Chiaro che non vuole arrivare a requisire i locali. L'azione politicamente troppo fuori, devastata, ma non può neanche pensare di avere lì sotto l'ufficio 20 persone più altre 20. Di conseguenza, è in una logica non antagonista, neanche a livello istituzionale, ma di aiuto a livello istituzionale, ci stiamo muovendo e che chiediamo questo, e qual è questo progetto di accoglienza. Quindi si tratterà, i comuni, nel caso non ci sia una garanzia.